campagna. Luca Rizzo. E abbiamo Alex Costantino. Bravo. È una cosa un po' più complicata la tua palestra, però per chi deve essere. Luigi San Filippo. Mario Dolce. Allora, volevo spendere due parole solo in particolare per Mario e Nini che anche Umberto, loro sono i campioni italiani in carica proprio di due discipline, che è il fighting system, il combattimento a distanza completo e anche l'Eguazza combattimento a terra. Quindi loro sono saliti a Roma per due diverse competizioni e sono diventati campioni italiani in entrambe le competizioni. Umberto Luigi Veglia. Esposizione. Diciamo che abbiamo un buon vivaio di donne che presto poi abbiamo una in kimono addirittura. Arianna, fatti vedere, lei è una delle future atlete. Gareggeranno al campionato, al trofeo Marco Tarago che sarà organizzato proprio dalla Budokan a Palermo, al Palaudetto. Parteciperanno, abbiamo Cristina che è un'altra atleta che da poco si è unita al gruppo del Jiu-Jitsu. Le donne non ci mancano, proprio quest'anno per la Budokan è stata pure una grande soddisfazione perché ci sono state due delle nostre atlete, due ragazze termitane. Sono le prime termitane che hanno conseguito la cintura nera primo dan. Purtroppo una è una studiosa ed è a Palermo che studia, un'altra una grande lavoratrice e quindi non potevamo essere presenti, però colgo l'occasione appunto per complimentarmi anche con loro perché hanno fatto un brillante esame a Catania e per Termini Marese che non aveva cinture nere donna, avere queste due prime cinture nere donna è una grande soddisfazione. Allora, se c'è uno spazio alle domande, volete chiederci qualche cosa, avete un sogno?